Giuseppe, curatore della mostra 55 Art Privé. Ciao Giuseppe, allora ti volevo chiedere come si arriva ad essere curatore di uno spazio così importante? Allora, innanzitutto fondamentale per noi giovani è la conoscenza, il patrimonio relazionale, quindi quando andate a una mostra, quando vedete le gallerie, quando andate alle fiere, tra l'altro tra poco ci sarà Mi Arte, quindi vi consiglio di andare vivamente, conoscere più persone possibile, perché il patrimonio relazionale è fondamentale. Come si arriva qua? Diciamo è un connubio tra fortuna e conoscenza, quindi qua ci sono arrivato grazie ai fratelli Macri, che ringrazio per avermi concesso questo onore, che per me è un onore. E poi bisogna studiare tanto, quello sì, mai smettere di studiare. Nell'ambito delle manifestazioni per Bergamo Brescia, capitale della cultura 2022-2023, abbiamo esposto a Bergamo le opere di Bernardo Bertin, un artista francese recentemente scomparso, che espose anche nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Arezzo nel 2015. Abbiamo avuto molto piacere di esporre quest'artista, perché è un artista locale, in quanto ha passato gran parte della propria vita tra Bergamo e Brescia, e perché è fondatore del Gruppo Zero, un gruppo che si proponeva di azzerare tutti gli accademismi delle arti, ogni intento riproduttivo, e risolvere tutto semplicemente con il monocromatismo e con la forza del fuoco. La forza del fuoco, che è vista in senso creativo, estetico e non tragico, come per esempio in Alberto Burri, dove esprime una piaga, un momento di sofferenza. Il fuoco in Obertin è un momento di distruzione ricostruttiva, di catarsi dopo l'ekpyros, come direbbero gli antichi greci. Quando vedo esposte in modo giusto le opere del mio grande amico e maestro Obertin, non voglio dire che ricordo i tempi con i quali abbiamo lavorato con lui, no? E fatte delle mostre eccezionali, ecco. Anche perché il mio amico Bertin è stato un grande maestro, no? Con il quale ho vissuto più di 50 anni in simbiosi. Piero Chiambretti, che onore averti qui nella nostra città. È la prima volta che vieni a Bergamo? No, sono venuto già diverse volte, ma questa volta è meglio delle altre, perché essendo capitale della cultura insieme a Brescia volevo sentirmi colto più di quello che non sono. E visto che chiudono le edicole ma si aprono le gallerie d'arte, dobbiamo difenderle finché non vengono bruciate tutte, come capita spesso. Anche qui era già bruciata. Anche qui sì. Era già bruciata. E che, sì. Che impressione ti ha dato questa mostra? Se hai già avuto modo, diciamo, di vedere qualche arte? Ma da energia, perché l'arte, comunque qualunque essa sia, oggi, ieri e domani, è fonte di energia. È anche un rilassante, ma stimolante, per usare un termine che qui conoscono. E quindi mi piace molto, ho ascoltato con attenzione anche tutto il movimento zero, da cui parte anche questo artista compianto, morto nel 2015, ma che c'è ancora nel cuore. Poi il suo colore preferito rimane il rosso, che è anche il mio colore, però non sono un artista zero, sono solo zero.